stato il tuo primo giorno di scuola? Ho incontrato nuovi amici e la maestra ha un bel sorriso. Ai miei tempi le maestre non sorridevano spesso. Sai, nonna, c'era anche un bambino che non mi ha sorriso e che si comportava in modo strano. La maestra ha detto che è autista. No, Stellina, sorrise amabilmente la nonna. Voleva dire autistico. È un disturbo che colpisce alcuni bambini. È come nella fiaba che ti raccontavo spesso. Ricordi? Ah sì, l'unicorno triste. Dai, raccontamela ancora, nonna. C'era una volta, tanto tempo fa, quando la terra era abitata da tanti magici animali, una landa estesa da nord a sud. Vi abitavano fenicotteri, talpe, tartarughe, lepri, cerviatti, uccelli ed unicorni. Stop. Perché la nonna racconta la storiella alla bambina? Perché racconta la storiella alla bambina perché la bambina ha fatto il primo giorno di scuola e racconta che c'era un bambino autistico che non sorrideva e non giocava con gli altri. Di chi era figlio? Era il figlio del grande unicorno. Ma che figli aveva? Ne aveva tanti. E questo perché era diverso? Perché no, era autistico e non parlava. Quando gli altri andavano a fare qualcosa lui scappava perché non voleva stare con lui. Vediamo, chi è che aiuta l'unicorno triste? Chi è che lo aiuta? Tartaruga. L'aiuta una saggia? Tartaruga. Quali metodi usa, Giuseppe? Che metodi usa questa tartaruga saggia? Guarda la figura. La tartaruga saggia ci fa fare a un unicorno triste dei giochi. Per esempio il gioco delle ombre, il gioco delle bolle, il puzzle, nuotare nel torrente. Per farlo rallegrare e continua a fargli fare questi giochi fin quando non ride. Bene, e allora Ardine, che cosa ci insegna questa storia? Giuseppe, cosa ci insegna? Questa storia ci insegna che bisogna provare molte volte con giochi diversi per far sorridere dei bambini con la difficoltà. Per fare già che è importante per farli sorridere. Piccolo Principe, è piccolo il mio mondo, ci sto soltanto io, non parlo, ti confondo, con strano chiacchierio. Saltelle e gesti strani, col corpo e con le mani, e fisso su qualcosa, lo sguardo mio si posa. Noi insegnanti abbiamo voluto affrontare questa tematica con i nostri alunni in occasione della Giornata Mondiale dell'Autismo per favorire una migliore comprensione della condizione autistica e di conseguenza una migliore accoglienza e inclusione sociale e scolastica. Abbiamo fatto nostro lo slogan "Conoscere vuol dire capire". La conoscenza crea cultura e rispetto, cultura della solidarietà e rispetto per le differenze. Obiettivi prioritari della nostra scuola
e più in generale di una scuola che vuole farsi comunità educante. Abbiamo coinvolto due classi quarte, con loro abbiamo prima svolto delle attività, abbiamo attraverso la LIM abbiamo intanto iniziato con attività gradevoli, quali delle semplici canzoncine che trattavano questa tematica dell'amicizia, dell'aiutarci l'uno con l'altro e che tutti i bambini, anche diciamo diversi da noi, vanno sostenuti, aiutati e compresi. Poi è seguita una bella storia, L'unicorno triste, attraverso lo spunto di questa storia i bambini hanno acquisito proprio la consapevolezza, capendo veramente il significato di cosa voleva dire la condizione di autismo. E infine abbiamo anche fatto una poesia che abbiamo recitato attraverso il mimo, dove l'argomento è stato veramente capito, compreso, affrontato e, diciamo, anche in maniera molto semplice, allegra ma incisiva. Oggi mi è sembrato giusto condividere questo momento così importante nel Teatro Rivoli, proprio una giornata dedicata all'autismo, un argomento dal quale noi prendiamo spunto di tanta importanza, su un argomento, diciamo, che mette un po' in discussione quelle che sono anche le nostre cariche. Essere testimoni di queste tematiche danno ancora più forza e sicuramente coraggio alle famiglie di andare avanti. Problemi che giustamente vengono seguiti con molta attenzione anche dalle stesse famiglie. In occasione della giornata nazionale dell'autismo, la nostra amministrazione, che da sempre è stata sempre molto sensibile al problema, anche quest'anno ha voluto dare una mano, un appoggio a queste manifestazioni che hanno lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto partendo dalla prima infanzia, partendo dai bambini, perché sono loro che debbono imparare nel contesto scolastico in cui vivono ad accettare e a riconoscere questo disagio che purtroppo è presente nella nostra società e che si va diffondendo. Noi come amministrazione cercheremo sempre di dare un appoggio a queste, alle famiglie che hanno questi problemi, questi gravi problemi, e soprattutto a sensibilizzare l'opinione pubblica, perché il ragazzo portatore di questo spettro autistico è una persona da valorizzare in tutti i sensi, perché hanno dei mezzi di comunicazione diversi da quelli ritenuti normali, però dobbiamo riconoscere che un mezzo importantissimo e valido per tutti è il linguaggio dell'amore, e loro sono particolarmente sensibili a questo problema. Loro percepiscono benissimo quando attorno si crea un clima di accettazione, di valorizzazione della persona così come è, e loro sono delle persone da valorizzare al 100%. Ho accettato di buon grado questa iniziativa propostami da Nadia Rubino, in quanto la nostra scuola da sempre è stata sensibile alle problematiche dei bambini speciali. È noto che tutti i bambini trascorrono gran parte del loro tempo in un ambiente scolastico che dovrà sicuramente favorire il loro benessere, il loro sviluppo in un ambiente sereno e favorevole allo sviluppo cognitivo ed emotivo di ogni bambino. Le insegnanti sicuramente si adoperano ad usare tutte le loro competenze e a sfruttare tutte le strategie didattiche possibili, però io vorrei rubare un attimino le parole della psicologa Maria Russo: se non c'è una grande sensibilità d'animo, ma soprattutto degli occhi gentili verso questi bambini, non sarà una cosa facile, e io ritengo che le insegnanti del nostro circolo abbiano sia le competenze che occhi gentili. Ringrazio il nostro dirigente scolastico, dottoressa Grazia Maria Lisma, per aver condiviso questa grande iniziativa e in modo che tutta questa giornata sia stata svolta con grande serenità e anche grande partecipazione. Allora, io devo dire che sono emozionata nel senso di essere
piena di emozioni. Emozioni provate intanto durante la visione del film, perché è stato veramente meraviglioso nella possibilità che ci ha dato di capire quanto la diversità è preziosa, quanto la diversità ci permette di poter esprimere quelle che sono le nostre competenze e che se c'è qualcuno che le sa guardare, queste abilità, queste competenze, e allora tutti i bambini con l'autismo, che fanno parte insomma di questo spettro autistico, possono, grazie allo sguardo, all'accoglienza, all'abbraccio, agli occhi accoglienti degli altri, quanto possano volare, come il nostro elefantino Dumbo ci ha fatto vedere che è possibile volare, perché poi è metaforico quel volo, il volo che ci permette di raggiungere quello che ci dà la vita, che ci permette di raggiungere l'amore e l'abbraccio e l'accoglienza di altri. Poi devo dire che mi sono emozionata nel vedere i bambini che erano così attenti alla visione del film e che soprattutto hanno applaudito nel momento in cui succedevano le cose belle, le cose che gli permettevano di provare emozioni positive, emozioni dove era possibile, dove è stato possibile crescere insieme agli altri. I bambini poi durante il dibattito mi hanno ancora emozionata, perché sono stati lì capaci a spiegarmi, a spiegare a tutti cos'è l'autismo, cosa significa avere l'autismo e quindi questa difficoltà nella socializzazione, ma soprattutto come si fa. Ecco, si guarda il bambino con autismo, si osserva, si accoglie e poi si trova il modo per comunicare con lui, perché non è vero che non vogliono comunicare, semplicemente non conoscono i canali, e allora se c'è qualcuno che conosce questi canali, osserva quelli dell'altro e poi trova il modo per comunicare. Bene, come diceva già qualcuno, naturalmente non possiamo fermarci al 2 aprile, ma che è la giornata della sensibilizzazione rispetto allo spettro autistico, ma è una cosa che va fatta quotidianamente, perché i bambini vanno educati quotidianamente all'accoglienza e alla possibilità di dare voce, di dare bellezza a tutti quelli che ritengono un po' diversi da loro, perché tutti siamo diversi l'uno dall'altro. E poi devo ringraziare Nadia che mi ha chiamata per fare questa intervista, devo ringraziare Teresa che è sempre eccezionale nella scelta dei film che devono essere visti dai bambini, perché ha questa sensibilità e questa capacità di capire cosa induce il bambino ad una possibilità di visione altra, una possibilità di vedere da un altro punto di vista. Ringraziare la scuola e naturalmente tutti i bambini che ogni volta mi fanno tornare a casa più ricca di come ero arrivata qua. Oggi è stata una giornata molto bella, emozionante, vedere questa proiezione del film Dumbo ed essere qui presente insieme a tanti bambini del terzo circolo Bonsignore e vedere anche gli insegnanti aver aderito a questa iniziativa promossa anche da me in qualità di genitore di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico. È importante far veicolare, passare un messaggio, a cominciare anche dai più piccoli. Non è mai troppo presto per raccontare e spiegare quello che significa avere un disturbo dello spettro autistico. Certamente bisogna avere il tatto, avere la capacità di entrare in empatia anche con i bambini più piccoli, però era un dovere oggi che la scuola ha accolto, e anche questa collaborazione insieme alle famiglie si è visto un bel risultato, insieme anche alla presenza di una dottoressa, Maria Russo, la quale ha fatto da mediatrice per ascoltare tutto quello che c'era da poter dire, da poter raccontare riguardo a questo disturbo. E allora dico, non fermiamoci al 2 aprile, perché questa giornata è stata un seguito alla giornata del 2 aprile che è avvenuto appunto al terzo circolo Baldo Bonsignore con le classi della terza, quarta e quinta, ma non deve fermarsi qui.
bisogna aver presente, avere cura di questi ragazzi 365 giorni all'anno. E solo facendo un lavoro di squadra, di rete, con la centralità della famiglia, riusciamo a portare avanti gli obiettivi. Ringrazio la scuola, il terzo circolo Baldo Bonsignore, la persona di Bice Cancemi, la quale ha coordinato questo progetto, la persona di la dottoressa Maria Russo, psicoterapeuta, e tutti gli insegnanti, in particolar modo Katia Piazza e Francesca Valenti, che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa. E in primis ringrazio la presenza del sindaco, dell'attuale sindaco Adele Spagnolo e l'assessore alle politiche sociali Anna Monteleone.